L'Assemblea del Centro Studi Pio La Torre, nell'anno in cui si commemora il 40° anniversario dell'assassinio di Pio La Torre, politico impegnato nella ricerca della tutela dei più deboli e contro ogni uso della politica a vantaggio di poteri forti e criminali, chiede a tutti i candidati alle prossime elezioni in Sicilia di assumere una chiara posizione sul tema della legalità e dell'antimafia, rifiutando pubblicamente, prima di tutto, ogni sponsorizzazione da uomini pregiudicati per collusione col sistema politico mafioso e facendo conoscere i propri programmi di contrasto e di prevenzione antimafia sul piano culturale, politico e amministrativo. Le mafie vecchie e nuove, con la violenza fisica o la minaccia del suo uso e con la corruzione, storicamente hanno dimostrato che il loro arricchimento produce l'impoverimento delle comunità di origine dei nuovi insediamenti territoriali che li accolgono, rendono debole l'azione del governo comunale. La Sicilia e l'Italia hanno pagato un prezzo altissimo in vite umane, sottosviluppo economico e sociale, a causa della corruzione politico-mafiosa che ha rubato fondi pubblici e diseducato interi settori della pubblica amministrazione al corretto ed efficiente utilizzo del denaro pubblico, afferma in una nota il Centro La Torre. La richiesta a ogni candidato a sindaco di una posizione chiara contro i pericoli di infiltrazioni mafiose e corruttive diventa indispensabile, conclude la nota, considerando anche l'arrivo dei fondi del PNRR, che sono sicuramente un ricco boccone per poteri corrotti e mafiosi.